Ormai è tutta una questione di attenzione, ma che poi in realtà lo è sempre stata. Però oggi più che mai viviamo in un mondo d'altronde di alternative e scelte continue e farci notare è più difficile del solito o di quanto non sia mai stato in passato. O forse no. Quando si parla di personal branding sono tre i fattori che fanno ormai la differenza. Il primo si chiama autenticità. Non è più una questione di condividere qualcosa che sai o solamente quello che sai. Si tratta di condividere chi sei davvero. E questo include anche le tue debolezze, anche le tue insicurezze, anche i tuoi difetti. In un mondo dove siamo bombardati di stimoli e informazioni, quello che cerchiamo è qualcuno di normale, qualcuno che sta percorrendo la nostra stessa identica strada, magari un passo o due più avanti, perché è partito prima, non perché sia più intelligente, naturalmente. Ora, personale non significa privato e sei tu a decidere dove fermarti, ma non trattenerti dal condividere le tue sfide, le tue cadute e anche le batoste che ti hanno fatto arrivare dove sei ora. Il secondo si chiama valore. Ormai il marketing più efficace è quello che unisce educazione ad intrattenimento. Soprattutto nel contesto social media, che ormai la fa da padrone, intrattenere e ispirare mentre offriamo valore è la chiave. Quindi l'unica strategia vera, al di là del mezzo che decidi di utilizzare o dei nuovi canali che spuntano fuori ormai come funghi, è quella di fornire un'educazione costante, che sia pratica e che sia comunicata in modo leggero, in modo autentico, non paternalistico o da insegnante. Ad esempio, come facciamo noi con i Ceci Weekly, quando usiamo animazioni per veicolare concetti che magari altrimenti sarebbero un pochino troppo pallosi. La terza cosa si chiama cuore. Sam Cooke, amico e collega, un giorno mi dice qualcosa come: Ceci, se non ti viene voglia di trascorrere un weekend con le persone a cui ti stai rivolgendo, hai due possibilità, cambia persone o cambia settore, che in un certo senso è la stessa cosa. Quindi chiediti quanto davvero ti sta a cuore l'interesse di chi hai davanti. Ti limiti solo ad ascoltare passivamente perché è un settore che non ti entusiasma, ma ci sei finito dentro perché funziona, e giusto perché ormai quindi non puoi più farne a meno, o interagisci a 360 gradi, prendendo delle azioni precise sulla base anche dei feedback e dei commenti che ricevi quotidianamente. In altre parole, ascolti la tua tribù o fai le cose a partire da ciò che tu pensi la tua tribù voglia, perché tanto non vuoi nemmeno conoscerla. Non c'è bisogno di fare congetture e nemmeno di indovinare, anzi, il tuo ruolo è sapere, ma per sapere devi aver voglia di chiedere e devi aver voglia di interagire con loro. Ora, come sempre, arriva la parte più bella, quella in cui sei tu a condividere quello che pensi. Quale di questi elementi manca ancora al tuo personal branding e come pensi di metterlo subito in pratica? Condividi nei commenti qui sotto, non essere timido, perché come sempre ti ricordo che il modo migliore per crescere è farlo insieme. Mua. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.